È doloroso constatare che la lotta contro la fame e la denutrizione viene ostacolata dalla priorità del mercato e dalla preminenza del guadagno, che hanno ridotto il cibo a una merce qualsiasi soggetta a speculazione, anche finanziaria. Così oggi Papa Francesco, visitando la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Agricoltura e l'Alimentazione, e condannando ogni forma di pressione politica o economica che si serva della disponibilità di cibo. Pronunciando un lungo e intenso intervento in occasione della seconda conferenza internazionale sulla nutrizione, il Pontefice ha rimarcato che gli affamati chiedono dignità, non elemosina, e che oggi i rapporti tra le nazioni sono troppo spesso rovinati dal sospetto reciproco, che a volte si tramuta in forme di aggressione bellica ed economica. Davanti ai tanti sofismi che si sfoderano sul tema della fame, Papa Bergoglio ha messo in guardia dal paradosso dell'abbondanza come pure dalla mancanza di solidarietà. Le nostre società, ha insistito, sono caratterizzate da un crescente individualismo e dalla divisione. Ciò finisce col privare i più deboli di una vita degna e con il provocare rivolte contro le istituzioni. Agli stati concepiti come comunità di persone e di popoli viene dunque chiesto di agire di comune accordo, di mettere in pratica la giustizia, traendo ispirazione soprattutto dalla legge naturale, iscritta nel cuore dell'uomo e che parla un linguaggio che tutti possono capire: amore, giustizia, pace. Tra gli applausi dei presenti, Papa Francesco ha infine rivolto un pensiero alla tutela dell'ambiente, che non perdona la distruzione dell'uomo.